Venditalia 2016 continua, siamo allo stand di Miceladolo SPA, un'azienda con una storia importantissima, un'azienda della città di Messina, presente in tanti paesi del mondo, e ci troviamo in compagnia del suo amministratore delegato Umberto Urbano. Umberto, bentornato dinanzi ai microfoni e alle telecamere di VenninTV.it. Grazie, grazie, è sempre un piacere essere qui, siamo sempre presenti perché l'azienda quest'anno, fra l'altro, festeggia un grande momento, i 70 anni. Abbiamo scritto su Venni News e abbiamo fatto una piccola storia di quello che è stato il percorso di questa gloriosa e bellissima azienda di Messina. Sono 70 anni, io dico sempre grazie a tante cose, grazie a ciò che ha trasmesso la famiglia di generazione in generazione, alle scelte aziendali, alle missioni che ci siamo dati, che ci siamo imposti. Sono 70 anni di sana e robusta costituzione nel vero senso della parola. E tante cose belle sono nate quest'anno, il nostro core business che è l'Horeca, come tu ben sai, sta andando a gonfie vele nel mondo. Appena rientrati da Singapore, dove abbiamo avuto le nostre belle soddisfazioni, stiamo anche prestando in quell'area del mondo dove abbiamo magari una presenza inferiore rispetto al resto, e siamo molto contenti, molto contenti. Qua ci presentiamo perché, come sai, al di là del concetto monodose che già percorriamo da diversi anni, in quanto nell'Horeca vengono richieste soprattutto all'estero, ci siamo introdotti da un po' di tempo. Abbiamo fatto anche qui delle scelte, le ribadiamo, le ho già detto, qualità per distinguerci da tutto il resto. Sappiamo che andiamo incontro a una difficoltà di mercato perché la qualità non è per tutti, ma la cosa più importante che dico sempre come motto, e me lo riscontrano, me lo confermano i miei gestori, noi vendiamo serenità. La serenità che c'è nel prodotto in grani che noi diamo per i loro gestori automatici è assolutamente tangibile, in quanto il prodotto è costante nel tempo, presenza in campana sempre uguale, resa in tazza sempre uguale, grazie anche alla tipologia di caffè che utilizziamo, al confezionamento sottovuoto, in atmosfera modificata, con la valvola salvaroma, eccetera, prodotto maturato nei nostri magazzini e soprattutto prodotti chicchi, nonostante il tipo di mercato, che non è proprio un mercato Horeca, chicchi selezionati, lavati e ripuliti. Nessun corpo estraneo, nessuno deve essere chiamato dal proprio cliente perché c'è il macinino fermo, bloccato, distrutto. Questo è il nostro punto di forza, vendiamo serenità, diamo serenità attraverso il nostro prodotto. Ed è quella stabilità e serenità che serve al gestore per avere un partner di fiducia. E qui dietro ci sono le quattro miscele di caffè in grani di cui in pratica stiamo parlando. Esattamente, abbiamo le quattro miscele. L'intenso, che è il prodotto che ha il rapporto qualità-prezzo più interessante ed è quello più diffuso in assoluto. Il latino, che è una miscela più alta, con una percentuale di arabica più alta. La miscela natura, che è un po' il fiore all'occhiello anche del canale Horeca, perché è un prodotto avente la doppia certificazione biologica ed eco-solidale, un prodotto eccellente nel distributore automatico in termini proprio di resa, e ovviamente il decaffeinato per completare la linea. Tutto è sottovuoto, tutto in atmosfera modificata, tutto in valvola, tutto certificato, anche nell'ambito delle nostre certificazioni qualità. Ma non ci scordiamo quello che è stato, diciamo, il fiore all'occhiello dell'ultima manifestazione Host 2015. La caspiterina, chi se la dimentica? Anche perché questa qua è stata un po', posso dire, l'uovo di Colombo. Ma sai quante porte ci sta aprendo all'estero questo prodotto, dove il concetto Nespresso è ancora più maturo? Cioè, noi abbiamo individuato, con un investimento non da poco,
non da poco, che fa la differenza, perché tu sai che abbiamo il pallino o la frenesia di investire nell'alta tecnologia. Abbiamo un prodotto che ha le stesse performance di estrazione dell'Enespresso, una costanza nel tempo grazie a un residuo di ossigeno dello 0%, quindi uno shelf life di 2 anni, ma con la differenza che questo è veramente il gusto made in Italy. Quindi il consumatore che va a riscontrare il prodotto compatibile Nespresso non soltanto trova le stesse performance di estrazione nelle tipologie piccolo, medio, lungo, perché non fa tappo. Non è facile, eh? Non è facile, non hai idea di quanto ci sia. No, io ne ho idea perché un po' di esperienza ce l'ho, insomma. Abbiamo studiato e investito, ma soprattutto trovano una differenza organolettica che è veramente gradevole e che piace. E all'estero ci ha aperto moltissime porte. Veramente siamo estremamente contenti. Nelle 4 versioni anche queste. Prima qualità, quindi il cremoso più aromatico, l'intenso un po' più forte e cremoso, il biologico e il decaffeinato. E allora io approfitto proprio di questo momento, quasi a fine fiera, siamo alla metà, quasi fine del quarto giorno, per poter dire: Umberto, mi accontento di un caffè offerto da Michela d'Oro. Lo prendo, lo gradisco molto, molto, molto volentieri, magari anche per il mio cameraman che con tanta pazienza saltella insieme a me da uno stand all'altro senza fermarsi, e così potremo fare una pausa da 5 minuti, una pausa dedicata al caffè di qualità che proviene da Messina. Umberto, grazie. Grazie a voi, come sempre. Grazie. E allora, amici, io mi fermo qualche minuto, ma proprio pochissimi, faccio un breve stop per prendere un buon caffè da Michela d'Oro e poi ricominciamo con altre novità documentate attraverso microfono e telecamera. Non andate via.